però sicuramente. Oppure piuttosto camminata veloce, però camminata lenta. Allora dobbiamo girarci, credo. Non ce l'ho. E adesso ci spostiamo sotto il comune, andiamo a farci sentire anche sotto il palazzo del sindaco, visto che il sindaco non si presenta qua, se non di nascosto con la sovrintendente. Anche se oggi non c'è, intanto ci spostiamo là e poi vedremo se dovremo proseguire il presidio direttamente sotto il palazzo del sindaco. Oppure dentro, chi lo sa? Bravo! Avanti! Cosa aspettate per protestare? Aspettate che vi portino via tutto, anche la casa, la terra che avete sotto i piedi. C'è anche il sole, non c'è neanche la pioggia come scusa per dire che non si può manifestare. Aspettano là tutti, aspettano. Buongiorno, come ti chiami? Alessio, penso per strada. Non mi piace Alessio, non so perché. No, ma è andato la Giacomina anche per fare. Venite con noi a manifestare, dai, che tanto anche se perdete l'autobus. No, che ce n'è, non so, non ce n'è. Siete contro il progresso a prendere l'autobus, dovete venire in macchina a Udine, basta mezzi pubblici, tutti con la macchina, signora con la bicicletta, dove va lei? Deve girare in macchina, però se vuole portare le macchine a Udine. Ma non è vero, usi l'altro. No, gli autobus e i mezzi e le biciclette. Dai, non c'è un attimo così, perché siamo niente. Quanti siamo? 100. Già cifra tonda. Certo. 101. Qua c'è l'acqua. Cos'è? Perché SSM è di proprietà quasi totale del comune di Udine, quindi non ha interesse al bene dei cittadini, ma interessa a far arricchire SSM, che di conseguenza è il comune di Udine.
Questo è quello che vuole fare Onsel, portare le macchine in centro per guadagnare soldi al posto di pensare alla salute dei cittadini. No al parcheggio! 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 €1.600 pro capite da bambini ad anziani di debito pubblico, e quest'opera andrà ad aggravare ancora di più il debito pubblico della città di Udine. Svegliatevi, finitela di stare con la testa bassa ad ascoltare il sindaco e alle palle che racconta. Informatevi, andate a dirgli quattro parole prima che ci svenda tutto. Potranno privatizzare l'acqua e vi toccherà pagare anche l'acqua pubblica. Muovetevi ora, prima che sia troppo tardi. E sperate che lo facciano loro, le cose giuste per voi. State belli freschi. No al parcheggio! No al parcheggio! No! Quello che volevamo chiederle è se il Comune ha pensato di monitorare l'inquinamento della piazza,
che è già alto e aumenterà con il cantiere a causa delle polveri, del via vai continuo di mezzi pesanti e del rumore, perché esiste anche l'inquinamento acustico. Studiare al Sello diventerà un inferno per colpa del cantiere. Adesso cercano di difendere il parcheggio dicendo che riqualificheranno Piazza Primo Maggio togliendo gli stalli a raso. Anche qui i conti non tornano. Prima vogliono aumentare il numero di parcheggi e dicono che serve un parcheggio, poi li vogliono diminuire. Non hanno un progetto per Piazza Primo Maggio, non hanno preso nessun impegno ufficiale riguardo al resto della piazza. Non si sa nemmeno quanti posti resteranno in superficie nella zona che chiamano ex esso. La sovrintendenza li ha tolti, il vice sindaco dice che qualcuno resterà. Sono iniziati i lavori e non hanno ancora deciso quale sarà il progetto definitivo. E se proprio si voleva riqualificare la piazza, era meglio investire in forme di mobilità alternative e pulite, in ciclabili, autobus, parcheggi scambiatori con bus navette. Invece si spendono 11 milioni di euro per spostare i parcheggi da una parte all'altra della piazza. Io questo non lo chiamo un affare. Ci è stato detto che ci siamo mossi troppo tardi. A questo rispondiamo innanzitutto che ci siamo mossi anche prima. Abbiamo cercato di parlare con l'amministrazione, come singoli o nelle associazioni, abbiamo espresso la nostra contrarietà, ma nessuno ci ha ascoltati. Adesso abbiamo 2400 firme e ancora non ci ascoltano. Quella del troppo tardi è la mossa furba di chi non vuole discutere mai con la cittadinanza, di chi trova sempre che sia sempre, di chi trova che sia sempre troppo presto o troppo tardi e mai il momento giusto per discutere. C'è anche chi dice sono contrario ma il cantiere è partito quindi sono favorevole, anche persone che sono state elette fanno questo genere di discorso. C'è anche chi è contrario ma ha paura di dirlo, forse perché non vuole perdere il posto che ha. Noi rifiutiamo tutte queste logiche, se una cosa è sbagliata resta sbagliata fino alla fine e bisogna affermarla. Traffico e sicuramente non è una cosa bella da raccontare quando trovi i colleghi, torni e dici dove sei stato tu, io sono stato in Croazia, io sono stato di qua di là, io sono stata in un aiolo sparti traffico. E prima si stava parlando, no, che a volte esporsi su queste cose potrebbe creare vergogna o imbarazzo, sai, dici ero tra quei poveri pazzi, tra quei Don Chisciotte che se ne stavano lì a far sentire la loro voce. Però sinceramente credo che più importante dell'imbarazzo sia la dignità, cioè alzarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire sì, per quanto mi è stato possibile ho fatto tutto quello che potevo, e quello vale molto di più delle risatine dei colleghi o degli amici che pensano di aver fatto una grande scelta fregandosene di quello che succedeva e andandosene a spasso. E qualcuno potrebbe anche pensare che alla fin fine siamo pochini qua, però se considero che nella città di Udine praticamente mai si sono viste così tante persone riunirsi per farsi carico di un problema che li riguarda direttamente, che riguarda la città, perché magari abbiamo visto a volte le sfilate durante gli scioperi o quant'altro, però non era mai occuparsi direttamente del proprio territorio, della propria città. E non è mai stato dire mi rimetto in gioco e pretendo di poter avere voce in capitolo sulle scelte del comune e dell'amministrazione. Quindi sinceramente, nonostante ci si potesse aspettare più adesioni, abbiamo raccolto molte più firme di quelle che sono le persone che oggi stanno qua, però in una certa misura io sono anche soddisfatta e orgogliosa che si sia riusciti ad arrivare a questo punto. E sicuramente adesso ci sono molte vie che si stanno percorrendo, c'è la pressione sull'amministrazione comunale, e ci sono stati degli esposti alla Corte dei Conti, si stanno muovendo anche le vie legali, ma credo che la via legale di per sé non possa niente se non viene supportata anche dalla cittadinanza. E quindi coglierei anche questo momento per riunirsi, visto che siamo qua, e perdere quell'ultimo po' di imbarazzo che ci abbiamo addosso e approfittare per parlarne, per parlare tra tutti e fare un'assemblea per capire che cosa siamo disposti ancora a mettere in gioco, e sperando che tutti quelli
quelli che adesso sono fermi all'angolo oppure ascoltano ma senza mettersi in mezzo perdano anche loro i loro freni inibitori e inizino finalmente a occuparsi della propria città. Non è una lotta fine a se stessa, è una lotta per la democrazia, perché sono state infrante tutte le più normali regole che devono governare le scelte che ci riguardano. Qui sono stati decisi dei provvedimenti di nascosto, sono stati decisi facendo di tutto per tenere fuori dalla porta la gente, sono stati decisi con una classe politica che è stata a guardare e che solo oggi, parlo dell'opposizione, si sveglia con delle dichiarazioni che sono soltanto finalizzate non a fermare la costruzione del parcheggio, bensì a fare un po' di scena, a guadagnarsi la platea sui giornali ridicoli di questa regione e quindi a fare delle lotte che non servono a nulla salvo a confondere la cittadinanza. Questa è l'opposizione che oggi ha presentato una istanza alla Corte dei Conti con il presupposto che il parcheggio costa troppo. In realtà questo è un presupposto inconsistente. Il parcheggio non solo costa troppo, il parcheggio è inutile, il parcheggio ha tradito quelle che sono le procedure di legge. Ma questo parcheggio porta con sé la vergogna delle associazioni ambientaliste che sono state a guardare. Negli altri paesi le associazioni ambientaliste hanno il coraggio di esprimere le loro opinioni, qui invece si accucciano dietro al volere della gente di potere. Qui, tanto per fare un esempio, la Terna, padrona dell'energia, fa delle convenzioni con il WWF, la Lega Ambiente, le altre associazioni e da quel momento in poi queste associazioni ambientaliste non vedono nulla. Si scagliano magari contro il piccolo elettrodotto in collina, ma non vedono i mostri che si stanno realizzando nel nostro Friuli. Qui un'associazione ambientalista sta compiendo una manifestazione culturale, fra virgolette, con i soldi della stazione appaltante di questo parcheggio. Qui si sta finanziando l'associazione ambientalista con i soldi dei cittadini, ovvero con i soldi destinati al parcheggio, perché quei soldi sono i nostri soldi. E qui il problema vero della democrazia in questa terra. In questa terra si è fatto credere nel 2010 che questo parcheggio era una cosa marginale che non interveniva a modificare il quadro complessivo della città. Adesso invece, una volta che la soprintendente Picchione ha puntato il dito di accusa contro questo parcheggio, cos'è successo? Immediatamente si sono scagliati contro la sovrintendenza e hanno fatto in modo di denigrarla con vergognosi attacchi sui giornali per delegittimarla e delegittimare le ragioni ostative alla realizzazione di questo parcheggio. Questo parcheggio è stato approvato, messo in gara e ha trovato un vincitore della gara quando ancora il progetto non era compiuto. Questa è una delle vergogne inusitate che capitano in questa terra. Il
parcheggio è stato messo in gara, c'è un vincitore, iniziano i lavori e le opere non sono fuori terra, non sono ancora precisate in un progetto. Dove si è mai visto una cosa del genere? Nemmeno nei paesi della Camorra si giunge a questo. Il parcheggio ha iniziato a sbancare, naturalmente, vedete, nei paesi civili e nelle città civili italiane chi realizza un'opera pubblica non ha paura della comunicazione, non ha paura di raccontare alla gente quello che si sta facendo. Nei paesi civili, nelle recinzioni di cantiere si fanno degli oblò perché tutta la cittadinanza veda quello che si sta facendo dentro. Nei paesi civili si fanno vedere con dei disegni semplici quello che è l'opera e quello che sarà via via la realizzazione delle opere. Qui a Udine no. Qui a Udine no. Noi vogliamo, caro Onsel, mettere un oblò gigantesco su questo palazzo che non è trasparente. Voi vi dovete confrontare con la gente, non con le stupidaggini che avete tirato fuori fino adesso, non col fatto che il parcheggio dà lavoro. Questa è una menzogna, caro Onsel. Non col fatto che i lavori servono a fare le nuove fognature, perché le fognature sono già state realizzate con i soldi dei cittadini e oggi dovranno essere rifatte ancora con i soldi degli stessi stupidi cittadini. Stiamo ancora pagando per le cose. E li stiamo ancora pagando. Ora è ora di smetterla. Noi vogliamo una città libera da questi atteggiamenti, noi vogliamo una città libera da una stampa che non racconta i fatti ma gioca unicamente a disorientare la popolazione. In poche parole, noi rivogliamo la democrazia e non vogliamo che tu, Onsel, vada alle manifestazioni per la lotta di liberazione a rivendicare atteggiamenti che sono ispirati alla libertà e alla democrazia e poi nei fatti non rispetti queste dichiarazioni. Il protocollo è una data e fare dei collegamenti man mano e chiederli man mano. Quindi abbiamo appena iniziato, ci sono tante battaglie da portare avanti, cerchiamo di fare il meglio che possiamo. E le altre cose che volevo dirvi, da parere azienda numero 4 Medio Friuli, l'opera scrive così: l'opera deve essere valutata nell'ambito del piano urbano mobilità dell'area udinese, tenendo presente che ai fini della tutela della salute pubblica l'obiettivo principale del piano suddetto deve essere quello di favorire la mobilità sostenibile, mezzi pubblici, piste ciclopedonali e spostamenti a piedi, nell'intera area e nelle aree adiacenti. Questo probabilmente verrà interpretato magari dall'amministrazione come che il parcheggio è funzionale a questo, però come diceva Gaia, con tutti questi soldi si poteva fare molto, anche perché non so se molti sanno che la SAF è attualmente quasi privata perché c'è una partecipazione del 60%, quindi loro hanno utili e a noi tagliano le corse. Ecco, questo pochi penso lo sappiano. Un'altra cosa, che a me è stato detto che era tutto a posto, invece a me risulta che gli scavi in trincee archeologici pare alla data attuale.
quale non siano ancora stati fatti. E comunque con la paratia che hanno messo è un po' dura anche tenerli d'occhio perché si sono trincerati per bene. È questo, monitoraggio pozzi durante e dopo l'opera, studio degli effetti dell'opera, mi richiamo a quello che diceva Gaia prima, sul traffico in orario scolastico, zona Viale della Vittoria, uccelli, semaforo 1° maggio. Poi per quanto riguarda il motto del sindaco, volevo richiamarmi al motto del sindaco perché ci si è trincerati dietro questa cosa del partire tardi, che non c'erano state fatte, che non erano state fatte opposizioni fino adesso. Allora, pronto? Allora, quando si dice ascoltare poi fare, bene, allora noi siamo partiti. Non so in faccia comunque. Volevo dire questo, si sente? Sì. Si sente. Allora, a me sono concesso che col parcheggio si è partiti con la proposta in ritardo. Io adesso vorrei lanciare anche una provocazione. Allora, non so se molti hanno letto che ieri sul giornale è venuta fuori che c'è una lettera di intenti che è partita fra la ERA, Multi Utility e l'AMGA. Questo vuol dire che c'è una trattativa in corso di cui noi opposizione non sapevamo assolutamente nulla, e fra il Comune di Udine tramite l'AMGA e la ERA. Questo vuol dire aumenti per tutti, perché nei posti dove c'è stata fatta già questa operazione, le bollette dell'acqua, oltre ad andare verso una privatizzazione, perché mi sembra che più di qualcuno abbia firmato per il referendum, no? Avete firmato, no? Ok, allora, questa è si va verso la privatizzazione. Nel frattempo si va verso un aumento dei prezzi. E quindi adesso vi inviterei, adesso non ho parlato con i ragazzi perché è un'idea che mi viene adesso, ma secondo me, poi seguite sul sito anche dei ragazzi o sul nostro, una volta al mese sarebbe bello magari trovarsi anche in piazza 1° maggio con un servizio di ragazzi che tengano i bambini e dirle tutte queste cose in piazza alle persone che devono essere informate, perché mi dispiace di vedere poca gente oggi sinceramente, perché me ne aspettavo invece molta di più. Perché c'è crisi, non si arriva, però quando c'è da protestare si è sempre in pochi e poi siamo noi che facciamo poco. Allora, noi possiamo fare un poco, però con tanti di voi possiamo fare molto, come ho scritto sul giornale. E poi c'è il discorso anche dei rifiuti. I rifiuti, c'era la politica, si sperava di attuare una politica del porta a porta, però dicono che è troppo costosa. E si andrà sul discorso di spendere 20 milioni per adeguare i due impianti, sia di San Giorgio che di Udine, però anche lì io vi consiglio a tutti di richiedere le carte all'ufficio relazioni col pubblico, non solo noi, chiedete i progetti, chiedete come si vuole fare queste cose, perché anche lì è una politica che va o in un senso o in un altro, scusate, sono stata troppo, sì. Per cui penso di aver detto tutto, scusate se, però mi sentivo di dirlo perché quando sento che qualcuno lancia provocazioni che stiamo facendo poco, veramente sono molto incavolata, perché non si vede dal di fuori, lo vedrete forse più avanti, però stiamo lavorando, grazie. Si sente? Allora, io sono un semplice cittadino udinese, uno dei 2500 che ha firmato. La prima cosa che volevo dire è che mi dispiace di non vedere qui gli altri 2499, che pur avendo firmato oggi non sono venuti. Una seconda cosa, io nella dichiarazione dei redditi ho destinato il 5 per 1000 al mio comune, il comune di Udine.
però vedendo come spende i miei soldi, oltre a quelli delle tasse, anche quelli che io gli ho versato volontariamente, non lo farò più, non verserò più il mio 5 per 1000 al mio comune, perché spreca i soldi per un parcheggio inutile. Chi ha parcheggiato nei parcheggi in struttura in centro, e io l'ho fatto come tutti, ha notato che sono vuoti. Quindi non c'è bisogno di costruirne un altro. Quel parcheggio non farà altro che attirare altre macchine in centro, perché anch'io quando verrò cercherò di parcheggiare lì e lo troverò pieno probabilmente, perché una gran parte è già fissata, destinata a banche, negozi e quant'altro. Vedo le forze dell'ordine, mi dispiace guardare i vigili e pensare che si troveranno ancora più macchine in centro e respireranno ancora più ossido di carbonio, polveri sottili, loro che sono già una categoria a rischio per le malattie polmonari. Io sono un medico. E come loro, i bambini che camminano in centro, le loro mamme e tutti noi. Quindi questo parcheggio non si doveva fare, non si deve fare e io spero che non si faccia, né adesso né mai. Grazie. Bravo! Allora, 11 milioni di euro sono una grande cifra che potrebbe essere usata in modo intelligente per tante altre cose. Dal 1 gennaio di quest'anno al 30 giugno di quest'anno, nell'arco di 6 mesi, ci sono stati 21 sfratti soltanto nella zona del centro di Udine, 21 famiglie senza casa. Il comune non ha una politica di sostegno abitativa per le classi basse, ossia per quei lavoratori disoccupati, precari, che la crisi la pagano veramente ogni giorno. In compenso però si regalano soldi pubblici, perché questa storia del fatto che il comune dà 2 milioni e la SSM e altri ne danno 9 è una fregnaccia, perché se l'SSM è una società partecipata vuol dire che anche parte di quei soldi dell'SSM sono nostri. Quegli 11 milioni potrebbero essere usati in maniera molto molto diversa. Invece si sceglie di metterli nelle tasche di un Vidoni che sappiamo chi è ancora dai tempi di Mani Pulite, che sappiamo come si prendeva gli appalti. Un Vidoni che ha avuto delle perdite economiche, e mi dispiace anche, povero uomo, a causa della guerra in Libia, sostenuta dal PD, e adesso il PD locale gli sta restituendo un paio di quelle uova che gli ha rotto nel paniere. Coi soldi nostri si stanno facendo i cazzi loro. A me non sembra normale. Tra le varie cose, inoltre, a livello comunale sempre, ci potrebbero essere grandi sostegni per la salute mentale, per gli asili, per la residenzialità, e anche in questo non si agisce. In compenso però si vanno a toccare faglie acquifere, si vanno a liberare polveri sottili, per cui i bambini crescono le rette degli asilo e al contempo crescono i rischi di tumore. Grazie, grazie veramente comune, sei un'istituzione di cui fidarsi.